Piscine a Como, finiti gli interventi all'interno della vasca Sinigaglia, si apre il cantiere a Casate. Ad annunciarlo è il sindaco di Como Alessandro Rapinese, lavori da effettuare non solo all'interno della piscina ma anche nel palazzetto. Il sindaco ha elencato le criticità presenti nella struttura emerse durante il vertice tra Como Servizi Urbani, che gestisce il servizio, e dirigenti comunali lo scorso venerdì mattina. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è partire con gli interventi a Casate per riaprire l'impianto a settembre, spiega il primo cittadino. Stiamo ragionando sulla chiusura con CSU, che si occupa da sempre del servizio, per non creare disagi ai cittadini. Poi Rapinese ribadisce: vogliamo sistemare la situazione perché palazzetto e piscina di Casate non sono mai stati a norma. Presumibilmente, una volta terminati i corsi nella piscina di Casate e con la riapertura della vasca esterna, dovrebbero scattare gli interventi per la messa a norma dell'impianto anche per quanto riguarda il palazzetto del ghiaccio. L'amministrazione si dice dunque pronta a stanziare fondi per gli interventi di messa in sicurezza del centro sportivo di Casate. Infine, sulla piscina Sinigaglia, il sindaco detta ancora una volta i tempi. Il cantiere è oramai concluso, oggi il sopralluogo con la riconsegna della piscina al comune, spiega Rapinese. Da oggi infatti inizia la fase di pulizia dopo gli interventi e poi la riapertura. Nelle intenzioni dell'amministrazione cittadina la possibilità di tenere aperta per l'estate a Casate la sola area esterna, mentre si lavorerebbe su quella interna. Intanto atleti e appassionati potrebbero andare alla piscina Sinigaglia, che resterebbe aperta anche durante l'estate invece di chiudere come solitamente avviene.